I rally degli anni 70 vivono di odori che sono profumi, benzine ricinate, frizioni bruciate, freni roventi. Il rally ti mischia i pensieri, ti spacca le braccia. E se vinci, vinci anche con te stesso. Ecco un canto tra tutti, quello del 4 cilindri Abarth, che spinge la 124 e la 131. Abarth ha un'anima che vive di passione per la sfida, un'anima che negli anni 70 segna il pianeta rally, vincendo sulle strade più belle e bastarde del pianeta Terra. Quella storia ora continua. Rally è talmente alternativo che comunque in una prova speciale troviamo sporco, bagnato, asciutto. Adrenalina pura, si fa staccate mozzafiato, curve. Pilota, navigatore, meccanici, ingegneri che non progettano ma che stanno sul campo di gara. Si è peggiorata da qualche parte la macchina? Allora bisogna vedere una cosa. Siamo quelli che mettono sul campo quello che è un duro lavoro alle spalle, dietro le quinte. Tra l'atleta vero e proprio e il risultato finale c'è il mezzo meccanico. Perché Abarth qua è nel cuore, sul petto, insomma.